vecchio principale ti avrebbe detto: beh, perché no? Se volevamo andare in Serie B, piamo Kučka, no? Questa era una frase storica, fino a che un giorno venne uno fuori dalla radio e dice: senti un po', scusa, che mi fa parlare? Ciao amore mio grande della mia vita, la radio è verità. Senti, scusa, gli disse: ma che c'è, ma un problema io e te? Allora lui, essendo un po' chiaro di carnagione, pure mezzo roscio, si chiazzò tutto in faccia, avvertì il pericolo. Perché quel signore, secondo me, era uno tostarello. Io non sapevo bene chi fosse in quel momento, l'ho capito dopo. Smanicato, cappuccio, mi disse a me in maniera educata, però molto decisa: io non credo che avessi altre alternative che non accontentarlo. Senti, scusa, te puoi scansare che devo parlare con lui. Dico: guarda, prego, accomodati, perché io capisco. Che quartiere è lui, perché so chi è. È di dove avevamo la radio. E tu ti sei un pochino così defilato, no? Come si chiama? No, i giardinetti. Gordiani. Villa Gordiani, quindi mi disse: ma non era neanche altissimo. No. C'era uno a 2 metri, sai, di queste storie. Preoccupa, c'è braccia concerte, sembrava Mastro Lindo, cioè, te preoccupa, qualsiasi cosa ci sto io. Io c'avevo la piccola Camilla che ne ha viste tra questo, Paolo Zappa. Camilla per anni mi ha detto: papà, chi era quel signore così cattivo che voleva far del male a Marione? Voi pensate che Camilla da bambina, io in quanto ragazzo padre, io potevo dirti: stai che Marieni oggi, Camilla, per favore, cioè sono stato proprio così con le persone di cui mi potevo fidare. Andava e sarà sempre andata con tutti, non si è mai fatta prendere in braccio da un personaggio solo, da uno. Scappava, non si è mai capito perché, ma scappava. E insomma, Camilla per anni mi ha detto: papà, ma chi era quel signore brutto che voleva fare del male a Marione? E insomma, questo qua dice: senti, ti puoi scansare che devo parlare con questo signore. Gli dice: senti, che c'è, ma un problema io e te? Ma veramente io non so manco chi sei, però proprio tirato, impaurito, come quando l'avevo visto contro la Lazio, gli irriducibili, contro Paolo Zappavigni, appunto. Gli dice: so che Rubini, che spida voi da me, che sta sempre a far nome mio padre Serie B. Ma pensate, ma io manco sapevo che ritrovo, ma perché se ero di Milano che cambiava? Poi dopo l'ha fatto parlare per 30-40 secondi, a quel punto uno sceglie: o lascio stai, e me non l'ho inciuciato, non lo so, e va bene, ma ne ho viste mille di queste. Attenzione, abbiamo il